Pensare al tavolo, Sengu, per me in questa occasione è stato anche pensare all'importanza in questo momento dei tavoli, perché sono quei luoghi dove lavoriamo, discutiamo, mangiamo, capitano tante cose, sono le nostre vere librerie orizzontali anche. Allora ho pensato che passare tutta la poetica di Sengu al pranzo fosse importante. Per noi questo tavolo che accentra questa convivialità doveva essere, non so, poetico, materico, in qualche modo un po' monumentale ma molto semplice. Volevo che dialogassero vari materiali insieme, il legno che viene già dalle costruzioni del divano, ma dialoga con una pietra o marmo, ma anche con ceramica che per me era introdurre questo elemento di tradizione.